Che canna il 104 Plus anziché di Notinelli? Devo dire che qualcuno ha creduto erroneamente, vi ricordo che credere è nemico di conoscere, che il canale fosse rivolto a dover usufruire della norma generalmente utilizzata alle persone disabili. Quando l'abbiamo saputo, ci siamo fatti delle sane risate che fanno bene agli addominali. Spettacolo dove oltre al regista facevo anche l'attore con la compagnia teatrale Equivocando, sciolta da anni. Invece con l'amico chef il riferimento è l'articolo 104 della Costituzione. Ne fanno parte di diritto il primo presidente Dino e il procuratore generale Luca. Basta. Dino e Luca hanno deciso chi ne fa parte e chi no, quindi Canal 104 Plus è aperto ad altri collaboratori. Basta chiedere. L'obiettivo del canale è solo quello di informare e non di convincere. Nessuno ha la pretesa di avere la verità in bocca, ma semplicemente di condividere ricerche, notizie che ci aiutano a diventare sempre più consapevoli su quello che ci sta intorno e consigli su come poter migliorare la nostra vita nel campo alimentare. Sono ben accette persone, anime, che nella loro vita non si limitano semplicemente a mettere like sui social, anche se il termine giusto è dissocial, ma che concretizziamo con le azioni, le nostre esperienze e la voglia reale di cambiare ed uscire da questa società finta e irreale. Non si segue nessuna religione, movimento, setta o gruppo, tantomeno politica. Ogni individuo è unico, è responsabile di se stesso. Il fatto che io, Dino, abbia deciso di inserire video che parlano di cibo, e dovete sapere che sul canale Telegram trovate un sacco di argomenti degni di valore unico, è perché mi sono stancato di pubblicare solo e sempre tematiche sulla terra piana, in quanto attraverso indice alfabetico avete un sacco di dimostrazioni, di cui molte siete in grado di farle, ma come sempre vi limitate solo a guardarle. Per quanto riguarda i video realizzati o dove l'amico Luca elabora il testo, è perché li condivido in toto, in quanto l'argomento riguarda anche il mio fisico, la mia salute e la sua esperienza. Desidero inoltre portarvi a conoscenza che gli chef che si vedono in televisione sono gli stessi identici pagliacci degli astronauti, dei finti medici famosi, gli stessi pagliacci degli scienziati famosi. Molti si erano iscritti a questo canale nel periodo delle restrizioni, in quanto pubblicavo parecchio materiale su questa tematica e probabilmente adesso non vedono più video che riguardano COVID. Ma se usate l'indice alfabetico avete sempre nelle prime videate argomenti scottanti ed inediti che il regime non accetta. Li vedete se fate parte di Canal 104 Plus Telegram. Lo chef Luca, amministratore di Canal 104 Plus, non è, a differenza di quello che si potrebbe credere, un personaggio simile ad una massaia improvvisata, bensì alle spalle ha un curriculum invidiabile dove ha esercitato la professione di chef pasticcere per 4 anni a fianco del primo chef italiano che ha preso la stella Michelin, lo stesso che per primo ha rinunciato poi alla stellina avendo compreso che le stelline sono tutta una farsa, tutta una truffa. Ci sono chef famosi che nel loro curriculum scrivono di aver lavorato presso la struttura di Gualtiero, in realtà facevano i lavapiatti, altri che si vantano di essere chef nazionali di successo hanno alle spalle fallimenti di struttura a Verona, a Londra. Lo dico perché ho parlato direttamente con la proprietà di uno di queste ville hotel col quale ero in confidenza quando mi occupavo di piscine. Canal 104 Plus non ha la verità in bocca, ma distribuiamo gratuitamente esperienze per il benessere. Punto. Le perle diventano ghiande per i maiali, ma chi ha cuore e anima ne comprende il valore. Grazie di aver guardato. Dino.